Buongiorno a tutti, amici di Doppia Frizione. Oggi è il grande giorno, è il giorno in cui andrò a far oscurare i vetri del Clio. Anche se voi non avete ancora visto il Clio, quindi magari faccio anche due video sul Clio. Vado a oscurare i vetri. Io ho fatto la notte, ho lavorato di notte, quindi non sono nelle condizioni di intendere volere in questo momento, e ci vediamo poi poi giù. Allora, come potete vedere fuori è bello pieno di neve e là in lontananza c'è la mia macchina. Allora, questo è Clio, ce l'ho più o meno da un anno e due mesi. Scusate per i cani, però sono dei vicini. È un anno e due mesi e ha fatto 40.000 km, perché un po' di chilometri abbiamo fatti anche ad andare a Capo Nord. Se andate a vedere la storia di Instagram e il canale, adesso vi do i dati medici, i dati tecnici. Tra l'altro da poco ho fatto anche i vetri oscurati, come potete vedere. Ho fatto completo anche dietro. Sembra che sto trasportando la regina d'Inghilterra. Comunque l'apertura della portiera è così. E si entra. È un po' sporca, lo so. Devo pulire, intanto adesso ho 3 settimane di ferie, quindi posso farlo tranquillamente. Come potete vedere ha anche uno schermo per tutte le funzioni, la chiavetta per la musica, qui c'è tutto il quadro, eccetera eccetera. Per accenderlo, piede sulla frizione e freno, e si accende. La magia! E no, ovviamente. E niente. Ovviamente adesso accesa e ho Eminem sotto, e se mettiamo a retro c'è anche la telecamera posteriore che mi dice quanto siamo vicini. Sentite il beep. Ora vi do i dati tecnici e intanto che riscaldo la macchina. Allora, sto cercando un accrocco incredibile per mettere la videocamera, così almeno mi vedete. Intanto metto il freno a mano, perché sennò... Allora, Clio 4 ovviamente, ultimo modello del 2016, io l'ho presa in data 1 ottobre 2016. Allora, il motore è un 1.5 turbo diesel, e allora la lunghezza di 4,63 m da quanto c'è scritto qua, larghezza 1,70 m. Rapporto peso potenza è 47, è proprio apposta per i neopatentati, è proprio sul limite dei 47 kW per tonnellata, è proprio sul limite dei imposto dalla legge, perché io comunque sono neopatentato e ho trovato questa ad un buon prezzo, l'ho subito presa. I pneumatici sono 185-65 R15, raggio 15, è un Euro 6B, quindi non consuma niente, puoi andare ovunque in città, a parte che a Biella non c'è limite di tipo Milano, non ci sono limiti. Il consumo della benzina è perfetto, perché veramente fai 800 km, quasi 900 con un pieno, che ad andare a Capo Nord era perfetto. E comunque puoi fare anche tante altre modifiche, cioè nel senso, io adesso inizierò una serie di modifiche alla macchina e poi la andrò a mettere a posto per farla circolare per strada, perché sennò mi fanno la multa e non va bene questa cosa. So che tanta gente se ne frega il cazzo di mettere a posto la macchina, nel senso fare i tagliando e tutto questo, però io tipo ci tengo la macchina, voglio che sia sempre pulita, ciò che adesso non è, mi dà un botto fastidio questa cosa, e c'è polvere ovunque. E niente, adesso aspettiamo un attimo i miei colleghi, diciamo, no, i miei amici, e andremo a farci un giro.
Comunque, Ristero, sono Bass Reflex. Abbiamo due Twitter lì. Poi una cassa per ogni porta. E questa qui è una 5 porte. E niente, adesso stiamo aspettando un nostro amico, cioè un mio amico, con Neva. E niente. Buondì ragazzi, è un altro giorno e mi sono dimenticato di farvi vedere i vetri oscurati nuovi. Li ho messi dietro perché davanti adesso c'è la legge nuova che non puoi, quindi sono un po' sporchi, però adesso volevo andare a farmi un giro su per le montagne di casa mia a vedere se c'è ancora un po' di neve. E visto che ieri mi è andata di culo, perché praticamente ieri stavo tornando da Ivrea ad andare a vedere per altre modifiche da fare alla Clio, e praticamente non andavo neanche forte, andavo ai 50 all'ora in una strada statale, quindi sarebbe giusto. E praticamente mi sono ritrovato dopo una curva con ghiaccio nella curva, e praticamente ero in terza, ho fatto che scalare, la macchina mi è partita, sono finito quasi su un fosso. Meno male che c'era un cumulo di neve gigante che mi ha tipo spinto indietro nella carreggiata. Non arrivava nessuno, quindi non ho fatto male a nessuno, però un po' di paura ho avuto, sinceramente, devo dire la verità. E sì, lo so, è sporco, è un botto sporco, però io d'inverno non lavo mai perché ci sono troppi casini, cioè nel senso il sale, la neve, il ghiaccio, non mi va di lavarlo. Adesso facciamo un giretto su per Belmonte e andiamo a vedere se c'è ancora un po' di neve e a divertirci un po'. Ragazzi, siamo arrivati a Belmonte. Cioè, il parcheggio qui è pieno di neve. Ovviamente il mio figlio. Tra l'altro prima ho fatto due leve e stavo per rimanere impiantato, quindi mi sa che è un po' troppo alta la neve in questo momento. Però hanno fatto una mini spazzata qua di fianco, magari due leve ci stanno, dai. Allora ragazzi, so che prima vi ho detto che non avrei lavato la macchina fino alla fine dell'inverno, ma l'ho lavata e tipo è cambiata da... molto è cambiata. Tanto i cerchi si vedono molto meglio. E scusate per tutte queste traslazioni varie, perché mentre guido non voglio sinceramente prendermi una multa perché stavo guidando mentre stavo registrando, quindi sono a casa tranquillo. E magari prenderò un supportino per fare due vlog, due cose, no? E niente, alla fine devo andare a fare la cubicatura dei cerchi estivi e farò vedere un po' di roba. E per i vetri oscurati non so, cioè nel senso il tipo mi fa, cioè io gli faccio il tipo posso fare due riprese per i vetri oscurati tanto per far vedere qualcosa. Guarda, quando faccio i vetri non voglio che mi si riprenda, non voglio parlare con nessuno, e faccio va bene. E quindi niente. Comunque adesso andrò a fare la cubicatura dei cerchi. Probabilmente prima di febbraio, ma però anche un attimino la centralina per vedere un attimo come si svolge la cosa. E poi altre cose che verranno in futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Io comunque vi saluto. Metterò tutti i video in una sola. Tutti i video che ho fatto in un solo video che posterò. E sarà più o meno metà dicembre, qualcosa del genere, un video di tutto metà dicembre. E boh, io vi auguro buone feste e ci rivediamo il primo gennaio con il best of di tutti i video che ho fatto in quest'anno.